Vescovo Suetta inizia la novena di Natale con un bel gesto da parte vostra, da parte della Chiesa, di tanti volontari, perché ancora una volta la risposta per le famiglie, soprattutto con dei bambini che arrivano con la speranza di passare il confine, è la Chiesa a darla. Sì, questo è un gesto molto bello per tante ragioni, perché possiamo accogliere delle famiglie e in queste famiglie certamente la nostra attenzione è attirata dai bambini, cioè dai più deboli, dai più fragili e dai più poveri tra i poveri. È un gesto molto significativo perché nel mio cuore questo gesto sottolinea una sproporzione. Questa sera, venendo simbolicamente ad inaugurare questa casa, che in realtà è aperta già da un po' di tempo, da quando è incominciato il freddo, io vorrei evitare in tutti i modi che questo fosse un gesto di pubblicità, perché anziché farci onore, buonasera. Anziché farci onore, io sento che un po' ci è di rimprovero, perché una casa, per quanto utile, per quanto sistemata bene, per quanto calda, per quanto accogliente, mi sembra che suoni alla nostra coscienza come un rimprovero, perché è una piccola cosa di fronte a un bisogno tanto grande. E questo lo dobbiamo sentire come un richiamo alla nostra coscienza, non tanto per piangerci addosso, quanto per lasciarci sensibilizzare a fare di più, a fare tutto il possibile, a imparare a concentrarci su ciò che è veramente essenziale. Noi ci preoccupiamo, ci diamo tanto da fare e spesso siamo tanto affannati per cose pur utili, ma sempre un po' nell'ambito, se non proprio del superfluo, quantomeno non dello strettamente necessario per sopravvivere. Invece qui tocchiamo con mano che queste persone, se non fossero accolte in questa casa, sarebbero fuori al freddo a trascorrere la notte. Questo a me fa pensare davvero al mistero del Natale. Noi nei nostri canti tradizionali giustamente ricordiamo Gesù bambino che è nato in una situazione simile, in una situazione di povertà, di disagio, di non accoglienza, quasi di rifiuto. E noi con le nostre espressioni diciamo al freddo e al gelo. E allora mi pare che sia così bello, così importante, così salutare, anche se un po' ci graffia l'anima, l'idea che ci sono altre persone che oggi sono al freddo e al gelo. E allora io lo dico con molta consapevolezza, con molta umiltà e anche con un po' di vergogna, nel senso so che non abbiamo dato una risposta completa a tutti i bisogni. È soltanto un segno che vuole essere un segno per me, un segno ancora di incoraggiamento alla nostra Chiesa, a tutti i cristiani che si preparano a festeggiare il Natale. È un segno per tutti gli uomini di buona volontà, che impariamo ad aprire le nostre case quando è necessario, impariamo ad aprire il nostro portafoglio se serve, ma impariamo soprattutto ad aprire il nostro cuore e anche la nostra intelligenza alla comprensione delle cose. È chiuso il parco, il Campo Roja, e di transito la prefettura sta cercando un altro posto. Nel frattempo, come diceva lei, ci sono comunque decine di persone che sono al freddo perché tutte in questa casa non ci stanno e ci sono anche persone che vengono respinte quotidianamente dalla Francia. C'è qualcosa che si può dire perché si sblocchi, diciamo, questa Sì, situazione? credo che, beh, io auspico che tutte le autorità, sia italiane che francesi, si rendano conto del dramma umano che passa attraverso
attraverso i provvedimenti. Io posso capire quale sia la logica, talvolta anche necessaria, di determinati provvedimenti che rispondono a esigenze di tutela del bene comune, dell'ordine pubblico, della legalità, che sono tutti aspetti che sono ugualmente importanti. Auspico che chiunque con responsabilità e anche con grande fatica, immagino, si occupa del bene comune, non lasci, ecco, inascoltato il grido delle persone che fanno fatica a passare tra le maglie della nostra legalità non sempre giusta o perlomeno non sempre puntuale e non sempre tempestiva, e ci sia da una parte una legalità adeguata e dall'altra parte ancora una solidarietà più calda, più abbondante e più generosa, che colmi tutte le lacune che sono tipiche delle istituzioni Negli umane. ultimi giorni ci sono state diverse famiglie, ma da un mese che c'è questa Sì, allora casa. noi abbiamo avviato questa accoglienza all'inizio del mese di novembre e nel primo periodo sono passate diverse famiglie, soprattutto provenienti dalla Siria e dall'Iraq, quindi dall'Afghanistan, mentre in questo mese stiamo notando molti più passaggi di famiglie provenienti dall'Africa subsahariana, soprattutto Etiopia, Eritrea, ma anche Costa d'Avorio e Sudan. E indubbiamente sono veramente tante famiglie con bambini, bambini piccoli, e cerchiamo con l'aiuto della Diaconia Valdese e dell'organizzazione WeWord di poterle accogliere per la notte nel loro viaggio verso altri paesi europei. Purtroppo le istituzioni hanno chiuso il centro d'accoglienza, che secondo noi è indispensabile riaprire. E cerchiamo almeno per le famiglie di non farle dormire in stazione, per strada, in particolare in questo periodo invernale. Quanto Quindi, restano qua le famiglie che vengono? sì, l'accoglienza ha lo scopo di fare proprio questo aiuto molto provvisorio e temporaneo perché sono in viaggio, quindi una notte, 2 notti, purtroppo se vengono. Quindi una notte, 2 notti, purtroppo se vengono respinte dalla Francia, sempre che nel frattempo non siano arrivati altri nuclei, riusciamo a riaccoglierle. Ci sono anche sul territorio delle famiglie che si sono attivate in questo periodo, che hanno anche accolto a casa loro proprio nelle situazioni in cui i numeri erano elevati, quindi non sta bastando questa struttura. E la Diaconia Valdese sta avviando un'altra accoglienza presso una loro struttura, quindi insieme cerchiamo di poter anche ampliare i posti disponibili. Quindi qui, grazie alla diocesi e al vescovo, abbiamo sistemato questi 2 alloggi, grazie a parecchi volontari che ci stanno dando una mano e che quindi, anzi, se ci fosse chi volesse darci ancora un Cosa aiuto. serve per queste famiglie? Beh, appunto da parte dei volontari poter dare una mano per l'accoglienza, quindi per anche gli aspetti più pratici della preparazione delle stanze, della preparazione del portare i pasti, dell'attenzione a dare anche indicazioni. Poi la mattina sono orientate verso la Caritas dove abbiamo poi il servizio quotidiano, quindi lì possono essere forniti ulteriori aiuti per il vestiario, per il pranzo o anche per informazioni ulteriori e orientamento anche legale per il loro appunto percorso. E quindi c'è una rete sociale e di tante realtà, di tante persone che sta cercando di sopperire a un'assenza istituzionale. Lei ha detto che vengono respinti, abbiamo visto bambini molto piccoli. Avete avuto esempi proprio di famiglie con bambini così piccoli Sì, che vengono respinte e tornano qua? quotidianamente vengono respinte famiglie che normalmente provano con il treno e a Mentone vengono fermate e rimandate indietro. Poi di solito la maggior parte riesce con tentativi successivi o, come ormai ben sappiamo, affidandosi ai passeur, chi ha i soldi,
attendono aiuti e poi cercano di proseguire il loro viaggio.